Siamo in collegamento con la famiglia Zanoni, Franco e Silvia Zanoni. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, siete collegati da Valle Crosia. Spiegateci un po' dov'è Valle Crosia. Nel Ponente Ligure siamo vicini alla frontiera, poi c'è Ventimiglia, Camporosso, Valle Crosia, Bordighera e via. Siamo la zona o l'ultima per uscire dall'Italia o dai primi venendo dalla Francia. Bisogna decidere quale tipo di direzione prendere. Comunque è una zona ovviamente ligure, ridente, che sta avendo tutti i problemi di tutte le zone che in questo momento stanno soffrendo delle problematiche che di cui andremo anche a parlare adesso. Ecco, Franco, non abbiamo il problema di dire se veniamo dalla Francia perché non si può venire dalla Francia, quindi sicuramente possiamo al massimo essere gente che si sposta, quindi siete gli ultimi, non i primi che si incontrano. Allora, siamo con voi, Franco Zanoni, presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari. Intanto la prima cosa, ci può presentare il forum, di che cosa si tratta? Lo conosciamo, ma per i nostri telespettatori se ce lo può ulteriormente presentare. Prego. Dunque, adesso il Forum delle Associazioni Familiari è un'associazione di secondo livello che è composta da 24-25 associazioni ligure che si sono riunite per mettere a tema e portare avanti nell'ambito sia del sociale sia nell'ambito dell'approccio con la politica le tematiche della famiglia. Ovviamente abbiamo facendo il conto approssimativo, rappresentiamo circa 30.000 famiglie in Liguria, che è un buon numero e che sicuramente diciamo, ci dà anche un peso nella possibilità di fare una riflessione e proporre delle cose che in qualche modo possono venire a vantaggio delle famiglie, ma allo stesso tempo a vantaggio di tutta la società, sia ligure, sia locale, sia anche nazionale. Quindi diciamo che c'è questo impegno a essere filtro e lente per poter mettere a fuoco i problemi della famiglia. Ha detto 25 associazioni, un'associazione di secondo livello, può dirci qualcuno dei partecipanti, qualcuno dei 25 di questo gruppo? Ma ci sono le ACLI, c'è il Movimento per la Vita, c'è l'Azione Cattolica, il Rinnovamento, Essere Famiglia, cioè ci sono associazioni sia grosse che anche diciamo, di dimensioni più locali, più piccole, però siamo tutti Federazione dei Consultori, anche questo, di ispirazione cristiana, direi che ci sono anche l'equipe Notre Dame, direi che raccogliamo un Sì, po'. ma è sufficiente, allora il quadro l'abbiamo avuto. Allora, voi avete presentato come forum una proposta per la fase 2 di questa emergenza alla Regione Liguria. È una proposta molto articolata, ce la può descrivere, dirci intanto da dove è nata, com'è nata e poi magari entriamo nei contenuti. Cominciamo da dove è nata. Ma intanto è nata da casa, nel senso che visto che eravamo tutti chiusi in casa, dovevamo in qualche modo trovare il sistema di poter offrire una riflessione su questa tematica. Abbiamo pensato di coinvolgere via social i rappresentanti delle associazioni che fanno parte del forum e con loro abbiamo avviato una riflessione tesa proprio a cercare di individuare le tematiche fondamentali che potevano in qualche modo essere in una fase di ripresa dopo la fase del Covid, potevano essere quegli elementi che potevano aiutare la politica a mettere a fuoco i problemi della famiglia o di quelli che la famiglia in questo momento ha come problemi. Tutto è nato ancora prima perché avevamo lanciato un questionario che aveva raccolto circa 300 risposte, da cui avevamo sondato a livello delle famiglie liguri e con qualche anche spunto di qualche famiglia fuori Liguria, su quelli che erano le cose sentite come problema o come proposta o come necessità. Detto questo, abbiamo messo a tema il raccolto e tutti hanno partecipato, direi, con grande impegno, interesse, e il documento poi alla fine, con qualche correzione, con qualche aggiunta, con qualcos'altro,
esatto. È venuto fuori, direi, molto, come dice lei, articolato. Abbiamo mia moglie qui presente perché insieme conduciamo questo tipo di operazione e di rappresentanza. Abbiamo, diciamo, condotto una valutazione globale per poi riuscire a produrre questo documento, mettendoci in relazione con la regione, essendo chiamati anche a partecipare al tavolo dei minori, via. Quindi abbiamo anche un buon rapporto con le istituzioni che ci permette, ci ha permesso di inviare questo documento. Nell'ambito dei contenuti, non so qui. Sì. Lasciamo parlare Silvia allora sui contenuti, vediamo. Sì, niente, i contenuti chiaramente sono, questo è il frutto anche un po' dell'emergenza della fase 2, no? Quindi noi stiamo conducendo un lavoro molto più ampio, di analisi proprio di ciò che il Covid ha messo in evidenza rispetto alle difficoltà delle famiglie, ma anche a quello che, ha fatto emergere come potenzialità e come capacità. E questo è un lavoro un po' articolato e lungo che stiamo ancora portando avanti. Invece, nell'immediatezza abbiamo dato subito risposta o fatto delle proposte per dare risposta ad alcuni dei problemi più cogenti che in questo momento stiamo vivendo. Perché il problema delle famiglie sono sostanzialmente di due tipi: da una parte il problema economico e dall'altra il problema organizzativo, o meglio, come poter effettivamente svolgere adeguatamente il proprio ruolo sociale. Con i supporti che sono necessari, nonostante appunto questa condizione di ristrettezza o di limite dovuto all'emergenza Covid. E quindi sono nate appunto tutte queste proposte. Partiamo da quello che è appunto il favorire il trovare le risposte, per cui appunto la proposta di un numero verde unico regionale che possa effettivamente funzionare da catalizzatore di tutte le domande, sia di tipo di sostegni economici, fiscali, sgravi fiscali, ma anche quali tipi di organizzazioni in quel momento svolgono questo servizio piuttosto che quell'altro. E questo ci sembra molto importante anche perché già lo vediamo all'interno del forum, essendo tante associazioni, forniamo tanti servizi diversi e magari le persone potrebbero usufruirne e non lo sanno. Quindi questo ci sembrava già una cosa molto importante da fare subito. Io mi intrometto brevemente per dire, io vivo una realtà, cioè io sono medico e quindi vivo una realtà di azione nel pubblico e il tema di poter avere qualcuno che può dare in modo preciso, ampio e anche localizzabile delle informazioni è un fatto importante. Ci troviamo spesso a vagare da un ufficio, da un servizio, da una telefonata all'altra senza in qualche modo riuscire ad avere molte volte una risposta. Quindi le famiglie hanno bisogno sicuramente di poter avere dei punti di riferimento precisi che possono indirizzarle senza francamente perdere tempo perché le famiglie non hanno tanto tempo da perdere, quindi non è che, vabbè, va bene. Assolutamente. Allora, quindi questo punto di riferimento che faccio un po' da collettore, mi pare di capire, no? Sì, la nostra idea era proprio di avere una sorta di call center da una parte, poi chiaramente una pagina web, e l'ipotesi anche di avere un'app con la geolocalizzazione che permetta quindi alle persone di vedere i servizi lì nella zona dove sono. Chiaramente, come sappiamo, la Liguria è stretta e lunga, quindi se mi trovo a Valle Crosia per l'appunto non avrò bisogno dei servizi di La Spezia e viceversa, no? Però può essere utile invece conoscere quelli che ci sono. Comunque per fare un piccolissimo esempio, abbiamo condotto anche una piccola indagine sui servizi per le famiglie, per le famiglie che hanno bimbi da 0 a 3 anni e abbiamo scoperto che la Regione Liguria ha 7 possibilità di supporto, di aiuto e di sostegno che in verità quando poi, Economico. economico, che poi quando abbiamo chiesto alle famiglie, perché seguiamo anche coppie giovani e quant'altro,
nessuno ne sapeva niente, no? Quindi riuscire a dire quelle sette proposte per quella fascia di età hanno un riferimento al quale chiedere e poter essere indirizzate, potrebbe essere anche un uso di risorse che molte volte non vengono neanche movimentate da dove sono, perché nessuno sa che sono, no? Sì, infatti è uno dei problemi questo dell'Italia addirittura, no? Ce l'abbiamo a livello di Stato, perché non riusciamo a spendere i soldi che ci dà l'Europa, magari protestiamo con l'Europa, poi non riusciamo a spendere quello che ci è dato, e anche in questo caso no, accade, per cui a volte il rischio che ci siano strutture che finanziano solo se stesse senza arrivare poi ad aiutare coloro per i quali sono deputati. È vero, assolutamente vero. Sì, l'esempio è stato quello dei voucher babysitter, ad esempio, rispetto a quanto la regione aveva messo a disposizione, sono state fatte molte richieste in meno. Ecco, vorremmo evitare questo, perché comunque la necessità c'è. Infatti questo qui anche del tema dei voucher per babysitter e badanti, poi noi in realtà abbiamo sottolineato anche l'importanza di prevedere quelle figure professionali, soprattutto per chi ha disabili o per chi ha anziani che hanno bisogno anche di figure più specifiche, abbiamo chiesto appunto di inserire anche quelli all'interno dei voucher e di implementare rapidamente anche l'elenco e di diffonderlo territorialmente, perché la prima grossa emergenza, e la stiamo già vivendo dal 4 maggio, sono i genitori che hanno dovuto riprendere a lavorare e che si trovano in difficoltà a farlo, perché stanno chiedendo i congedi dei 15 giorni parentali, magari con riduzione di stipendio. Ci sono anche delle storie poi concrete, non so, l'altra volta sentivamo una mamma che è rimasta vedova purtroppo con tre figli, la quale è medico e diceva: io vorrei tornare a lavorare, però avendo tre figli è già difficile trovare una babysitter. Cioè, magari per un medico c'è anche il problema che se le babysitter non sono preparate hanno anche timore di prendersi il contagio. Infatti un'altra delle proposte che noi abbiamo fatto è che queste figure vengano formate a distanza su come fare per evitare loro di prendersi il contagio, o piuttosto di portarlo all'interno delle famiglie, in modo che anche le famiglie siano più serene rispetto a questo tipo di aiuto, che chiaramente non può essere unico, però intanto questo è un aiuto importante. Volevo soltanto fare una piccola parentesi sul tema dell'uso delle risorse. Il ragionamento, in verità un po' perverso, che poi insorge negli amministratori, è che visto che non ci sono domande, quindi i soldi messi a disposizione non sono stati utilizzati, vuol dire che non c'è bisogno. Quindi a quel punto le risorse l'anno dopo vengono ridotte ulteriormente, no? Quindi ci sono anche dei bias un po' importanti, dove le proposte fatte vorrebbero in qualche modo tentare di ovviare. Questa era soltanto una piccola parentesi su questo. E voi siete, potrebbe essere allora il ruolo del forum un ruolo di cinghia di trasmissione fra l'istituzione e la realtà delle famiglie, questo mi pare il compito importante che state assolvendo. Forse questo è più il compito delle singole associazioni del forum. Il forum dovrebbe avere più uno stimolo verso la politica a capire quali sono i reali problemi delle famiglie e stimolarli a trovare delle soluzioni. Tra l'altro questo è un compito molto difficile, anche perché ci rendiamo conto che spesso chi si sottovaluta sono proprio le famiglie, che non si rendono conto dell'enorme e fondamentale ruolo che svolgono a livello sociale, e quindi poi sono anche, come dire, poco motivate, poco propense a chiedere che venga riconosciuto questo ruolo e soprattutto sostenuto, no, in quello che stanno facendo. È stato evidente adesso con il Covid, no? Allora le famiglie hanno veramente retto il paese in un momento in cui l'economia è completamente saltata, si è bloccata, i servizi si sono bloccati, le famiglie si sono occupate dei disoccupati, dei disabili, dei malati, degli anziani, dei bambini, degli adolescenti, hanno fatto di tutto. Non so se qualcuno ha avuto occasione di vedere quel simpatico video che appunto è stato fatto dal
nazionale dove ci sono questi genitori che raccontano cosa hanno fatto, no? Dal tecnico informatico allo psicologo all'infermiere, ha fatto veramente qualunque cosa. E quindi appunto la famiglia ha retto, no? Con enorme fatica, poi le famiglie fragili con una fatica esagerata, questo tipo di situazione. Poi adesso che è il momento di capire quali parti del paese sostenere per poter ricominciare e rilanciare, la politica sembra orientata completamente da un'altra parte, cioè per le famiglie non c'è mai spazio. Io vorrei anche aggiungere una cosa a proposito del legame. Allora, il compito del forum non è sostituirsi alle associazioni, non è essere un'associazione tra le associazioni, ha il compito di indirizzare quel, diciamo, carisma che in particolare alcune associazioni, ma un po' tutte hanno, di attenzione rispetto alla famiglia, coagularlo in una proposta che veda tutte coinvolte. Oltretutto, recentemente è stata fatta una riflessione come segreteria dove abbiamo anche un po' riflettuto sul fatto che l'associazionismo in generale, diciamo, è un po' in difficoltà, in alcune zone d'Italia di più, in altre di meno, e noi il tema è che le associazioni devono poter trovare essere, diciamo, di mediazione tra le famiglie e il mondo politico, il mondo sociale, diciamo un elemento chiave, forse anche un nuovo ruolo per l'associazionismo da vedere, e noi dovremmo provare a favorire questo tipo di, diciamo, di sviluppo, no? Proprio coagulandole intorno al tema famiglia. Noi siamo l'ente e vediamo di progettare qualche cosa. Quindi insomma è una fase nuova anche per noi, credo anche per noi tutti, dall'associazionismo per singole associazioni, sia per chi si occupa di mettere in collegamento un po' tutti. Non so se sono riuscito a esprimermi chiaramente. Chiaro, anche perché ci sono delle esigenze, credo che possano trovare delle grandi confluenze come necessità, e riescono ad esprimere quello che magari una singola associazione ritiene essere un privilegio. Adesso esagero, no? Un privilegio per il suo settore, mentre in realtà ha dei risvolti che riguardano una pletora più ampia di soggetti. Esatto, proprio così. Sono pienamente d'accordo. Ecco ancora una cosa, dottore. Questa emergenza del coronavirus ci ha fatto vedere che la famiglia ha tenuto e ha tenuto non solo per sé, ha tenuto per la società e sta tenendo per la società, perché ricordiamo questo. Penso solo a un settore, quello della scuola, no? La scuola a casa vuol dire che ci sia una casa, con la risistemazione dei locali, con chi ha più di due figli o tre figli deve andare a organizzare anche il terrazzo a volte per riuscire a poter fare didattica a distanza, no? Allora, tutto questo è un dato di realtà che è stato visto, che si è fatto quanto mai evidente. In questo momento, allora, la famiglia può essere forse anche riscoperta come, e lo è di fatto, il tessuto fondamentale della società, e entrare a far parte di tutte quelle cose che anche la sanità l'abbiamo riscoperta come elemento fondamentale, non solo come luogo dei tagli e dei risparmi, ma riconoscerla allora come luogo fondamentale sul quale puntare, perché ci sia anche una creazione di una società più corretta, più giusta, più equanime. Cioè, ma sì, io credo che il tema sia proprio quello di fare in modo che questo avvenga. Come diceva prima mia moglie Silvia, forse i primi che non si rendevano conto di questa funzione di sostegno a tutta la società sono le famiglie stesse. È stata il Covid, tra le varie cose che può aver stimolato, da una riflessione sulla propria fede, perché nel momento in cui abbiamo dovuto rinunciare all'Eucaristia, no? Cioè, ciascuno di noi ha dovuto in qualche modo interpretare quello che è il proprio modo di essere cristiano, di vivere la propria fede, però è stata anche un'occasione per riscoprire il valore che possiamo avere. Però il punto chiave è forse in questo momento che
il fatto risulta più evidente, bisogna provare a spingere con le istituzioni che, ahimè, spesso e volentieri lavorano per settori, per parte, e comunque si dimenticano molti di loro di essere stati figli e parte di una famiglia, provare a ricordargli che se non ci fosse la famiglia non esiste società. La famiglia è la base di qualunque cosa, è la base della regione, dello Stato, cioè il concetto è forse questo è il momento dove un po' più di consapevolezza c'è e forse è il momento di insistere. Non a caso abbiamo questo documento che poi è articolato, è frutto di diversi settori dell'associazionismo ligure, ha trovato un riscontro praticamente immediato. Abbiamo avuto contatto col Comune di Genova, abbiamo avuto apprezzamenti da alcuni politici per dire è qualche cosa da fare, qualche cosa da vedere, ben venga, finalmente delle proposte concrete. No, meno male, adesso vediamo di andare avanti col tema delle proposte concrete, anche perché tra le varie richieste che abbiamo fatto ci sono stati chiesti dei contributi, li abbiamo dati, però adesso vorremmo entrare anche al tavolo di quelli che in qualche modo ne parlano e ne discutono, perché se non facciamo questo ritorniamo a rimanere in quel limbo dove noi proponiamo e l'altro, una volta che la situazione è andata oltre, si ritorna, come si suol dire, alla solita vita. Sarebbe bene ricordarsi che le mascherine non bisogna più levarsele e che la famiglia andrebbe coltivata come si deve. Sì, fra l'altro c'è questo paradosso, no? Che sia a livello nazionale, però in effetti anche a livello della nostra regione Liguria, sono stati fatti i tavoli tecnici con tanti esperti, per amor del cielo, psicologi, pedagogisti, sanitari e quant'altro. Si parlava però di cose che riguardano la famiglia, non so, ad esempio i minori, e le famiglie non sono state invitate, se non in un tavolo allargato, che comunque di questo ringraziamo assolutamente la regione, perché è comunque un segno di sensibilità, no? Però, come dire, un pochettino parziale. Noi stiamo chiedendo, infatti adesso al momento non abbiamo ancora avuto risposta, ma abbiamo chiesto alla Regione di entrare a far parte proprio dei tavoli tecnici, perché ci sembra di essere la parte necessaria all'interno di questi tavoli assieme agli altri. Oltretutto, l'accuratezza, e credo che possa essere diciamo, evidenziabile dal documento, dice anche che è fatto da persone che la realtà la vivono e le competenze le hanno. Ora, se queste competenze come famiglia riusciamo a metterle a servizio, forse potremo contribuire a una società migliore. Speriamo che in qualche modo ciò venga colto. Allora, questo tempo di emergenza ci ha fatto ritornare, come facevate cenno prima voi, all'essenziale, alle cose che contano maggiormente. Ha messo da una parte in rilievo i nervi scoperti del nostro vivere, dall'altra parte invece quello che tiene, quello che non è solo nervo, ma è osso, è sostanza anche. E credo che allora in questo senso ci sia anche la responsabilità di farsi sentire, di far presente che la voce, in questo caso della famiglia, sia una voce che non è fatta perché si rivendica un diritto di qualcuno staccato da quello degli altri, ma perché siamo a promuovere il bene comune. Credo che questo sia il grande dibattito che ci attende nel nostro futuro per ripensare una società che, partendo da quello che sta accadendo, tutte le fragilità che abbiamo visto, che non sono solo fragilità economiche, no? Sono anche fragilità di speranza, fragilità di progettualità, forse quelle sono le fragilità più grosse, no? Vivevamo semplicemente pensando ad una crescita illimitata su un piano di profitto, di sviluppo economico, senza pensare che ci sono cose più importanti e che non crollano. Il PIL crolla in un attimo, l'economia crolla in un attimo, le famiglie tengono e servono poi a far Ecco. sviluppare, nella misura in cui esso serve, sia il primo che il secondo elemento che ho citato, no? Allora credo in questo senso sarà molto importante dare voce e trovare anche degli interlocutori politici, e dico anche dalla base, far salire una responsabilità che ci faccia dire il politico ha bisogno di dialogare, ne ha bisogno lui per far bene il suo lavoro. Non è sufficiente che ci sia il politico, l'uomo solo al comando, ecco, ci vuole qualcuno che sappia in un dialogo democratico portare avanti un bene comune, che chiede anche di ascoltare qual è il bene comune. Vi proporrei, signori Zanoni, di concludere con il video a cui facevate cenno prima, che Va bene, è va bene. simpatico anche, no?
stato, sì, è vero, molto, molto riuscito, sì. È vero, grazie. Ecco. Allora lo vediamo come conclusione e poi ci diamo appuntamento e aspettiamo vostre notizie per capire come va questa interlocuzione a livello regionale sulle proposte che voi avete formulato. Speriamo anche che questo intervento su di voi, con voi, ci aiuti anche in questo. Grazie. Grazie. Ce l'auguriamo. Grazie, buona giornata, grazie di questo collegamento e vediamo insieme questo video. Eccoci qua. Scusate un attimo. Non funziona la recensione di una via. Amore, quasi fatto, in tre colpi. Aspetta, ripassi il pappagallo, per favore. Ecco, Siamo stati tecnici dei computer. Siamo stati medici, Andrea. Casca in un buco. Siamo stati educatrici di asili nido. Con due figli adolescenti a casa siamo stati degli psicologi a tempo pieno. Siamo stati dei bravi interior designer. Abbiamo riorganizzato le nostre case. Siamo stati anche degli abili barbieri. Ciao! Siamo stati i presentatori dei nostri fratelli. Siamo diventati allenatori di calcio. Sono diventato giardiniere, tuttofare, istruttore di educazione fisica. Ed io, oltre al medico, adesso sono anche una cuoca, una pasticcera, una maestra, una logopedista e una aggiustatutto. H24, 7 giorni su 7, con questo sottofondo. Mamma, papà! Siamo stati anche i fisioterapisti. Siamo diventati tutti degli esperti lavandai. Siamo stati lavoratori e smart working davanti al computer. Fare i compiti. Mamma, dov'è la felpa? Fame, mamma. Ciao. Siamo diventati la serie TV preferita dai nonni. Mamma, mi aiuti. Siamo stati anche insegnanti. Adesso ci siamo. Perché in tutto questo tempo noi siamo stati anche truccatori. Un tempo eravamo attori. Antonio, lava le mani ai bambini, per favore, pronto? E invece adesso siamo stati chef. Ho fatto della mia cucina nel mio teatro. E poi siamo stati anche costruttori di percorsi ad ostacoli, inventori ed esploratori.